Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, volevo dire una cosa, no? Una cosa. Allora, ieri il Napoli ha distrutto il Bologna. 6-0, gliel'ha fatti 6. 6 gliel'ha fatti, ragazzi, 6. E stamattina qualcuno ha cominciato, stamattina, ieri sera, appena è successo il fattaccio, qualcuno ha cominciato. Si sono scansati. Ma alla faccia dello scansarsi, ammazza come si sono scansati. Incredibile! Che scansata clamorosa! Allora io ho detto, scusate, cioè, vinto 6-0, capita, no? No, vabbè. Ho visto tutte queste... Io mi domando, ma quanto cazzo siete ridicoli? Ridicoli! Allora, prendiamo in esempio il Napoli, come i napoletani hanno fatto la Juventus. Io, lo sapete, di solito sfotto il Napoli, ovviamente adesso siamo a contatto, quindi li sfotto ancora di più e si arrabbiano, mi fanno ridere perché si incazzano, ma non capisco, cioè, quelli che si incazzano non capiscono che sfotto perché è uno scherzo. Comunque, per quanto comunque io possa sfottere ogni settimana il Napoli, no? Ieri, tanto di cappello, hanno distrutto il Bologna. Prendo come esempio il Napoli. Il Napoli vince 1-0. E la gente, questa è proprio una grande squadra, è 1-0, capirai, proprio fortissima. Poi vince, che ne so, 3-0 contro il Verona in casa, 3-0, 4-0, quant'era? 3-0 mi pare, forse era 3-0, e fa, e la gente, vabbè, grazie a Higuain, in casa col Verona, vince 6-0 col Bologna, si sono scansati. Allora voglio sapere, innanzitutto, cosa devono fare? Cioè, preso il Napoli come paragone, potrei dirlo dei juventini quando lo dicono i napoletani, potrei dirlo dei romanisti quando lo dicono i laziali, i napoletani, eccetera, eccetera. Cosa devono fare? Come, in che modo devono vincere per dargli bravi? Cosa devono fare? Tipo, cioè, che so, c'è c'è Napoli-Bologna. Cosa devono fare? Devono vincere 1-0? Dite che so culoni. Devono vincere 3-0 se sono scansati. Cosa voglio sapere? Cosa devono vincere 6-0 per vedere che l'hanno distrutto se sono scansati? Ma allora che cazzo bisogna fare per farvi stare zitti e farvi dire complimenti? Quello mi domando. Ma adesso voglio farvi sentire dei risultati. Sentite a me. Napoli 5, Lazio 0. Milan 0, Napoli 4. Frosinone Napoli 1-5. Sampdoria Napoli 2-4. Napoli Empoli 5-1. E per concludere, appunto, Napoli Bologna 6-0. Allora, ora ditemi voi, secondo voi, se è più probabile che questa squadra, avendo fatto 8 partite finite in goleada, 8, 9, 10, quante sono, è più probabile che abbiano vinto anche ieri 6-0 perché hanno segnato o perché le rivali hanno cominciato a scansarsi dalla seconda giornata? E poi i juventini che si lamentano di questo, i romanisti che si lamentano di questo, esempio, non si lamentavano quando la Roma vinceva 5-0 con il Palermo, quando la Juve vinceva 0-4 a Udine. E poi voglio chiedere una cosa a queste due fazioni: allora la Lazio si è scansata contro la Roma che abbiamo vinto 1-4, allora il Torino si è scansato nel derby contro la Juve che abbiamo vinto 1-4? Vai, tocca a voi, rispondete. No, perché, cioè, ragazzi, basta, ma sapete godervi il calcio? Voi non sapete godervi il calcio? Qui è il discorso: volete che la vostra squadra vince e basta, allora giocate alla PlayStation in un campionato di serie B, così vincete sempre e non rompete il cazzo. Mamma mia, che palle, sti social network dovrebbero abolirli. Comunque, detto questo, me ne vado allo stadio, buon shalala e ci vediamo ad un prossimo video.